Vale, signore. No, 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 grazie. Ma da uno, costa poco. Uno. Ehi! Oh. Se ti ho detto di no, no. Va bene. Va bene, va bene. Ehi. Ehi. Molto. Eccovi! Finalmente conosciamo il famoso Fabio. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, piacere, Claudio. Ma voi due state insieme? No, 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 siamo solo amici, non te l'ha detto? No, ci conosciamo da una vita io e Emanuela, dai tempi della scuola. Penso un po', non lo sapevo. Allora che cosa ordiniamo? Qui c'è il menu col corcotto, diamo un'occhiata. Ecco. Manu, mi accompagneresti un attimo al bagno? Sì, certo. Ti devo parlare. Che succede? Dovresti dirlo tu a me. A cosa? Chi è quel tipo? In che senso? Non hai notato che ha degli atteggiamenti strani? Quali? È sempre così dolce, è carino, è composto. Questo è quello che vuol far credere a te, Manu. Non si comporta in maniera normale. Io non capisco. Lo vedi? Dove sei? In bagno. Perché? Perché ci stai mettendo così tanto? Abbiamo finito, arriviamo. Ti sembra normale? Vabbè, ma che significa? Magari ci abbiamo messo tanto e si è preoccupato. Poi lui non conosce Claudio. Manu, quando prima hai salutato Claudio, ha battuto un pugno sul tavolo. E quando ti è arrivato il messaggio, ti ha guardato malissimo il telefono. E poi anche il modo in cui ti abbraccia, ti ha messo la mano dietro al collo. Stai attenta perché questi sono atteggiamenti maniacali, di controllo. Ma che dici? Sono piccolezze. Io non ci vedo nulla di male in un po' di sana gelosia. Dimostra che ci tiene a me. Ma che cosa stai dicendo, Manu? Apri gli occhi. A volte nei dettagli che si nasconde la vera natura di una persona. Non bisogna mai passarci sopra. Pensi tu ai bicchieri, per favore? Certo, tesoro. Grazie. E che c***o, vuoi stare attenta? Scusa. Dai, non fa niente. Chi è? È da ieri sera che ti arrivano messaggi e non mi dici chi è che te li manda. È solo un amico, Fabio. Un amico? Fa un po' vedere. Guarda che se vuoi sapere chi è, basta chiedere, no? Forse tu non hai capito. Tu sei mia. E non ti devi sentire con nessun altro. Fabio, ma sei impazzito? Me l'hai rotto! Meglio, perché altrimenti ti avrei cancellato tutta la rubrica. Mi stai spaventando, Aldo. Ti sto spaventando? E che cosa ti spaventa, eh? Il fatto che io voglio che tu sia solo mia, eh? Che ti amo! Tu lo capisci che ti amo? Ma? Manu! Manu! Elena! Manu, che è successo? Avevi ragione tu. Mi dici che è successo? Fabio all'improvviso è diventato un'altra persona. Noi eravamo a cena da lui, era tutto perfetto. Poi
Poi d'un tratto ho avuto uno scatto di rabbia, ha cominciato ad urlare, ad aggredirmi. Ma per fortuna sono riuscita a scappare. Non era più lui. In realtà è questo il vero lui, solo che ha sempre cercato di nascondertelo. Te l'avevo detto di stare attenta. Si vedeva che c'era qualcosa di strano. Lo so. Avevi ragione tu. A volte è nei dettagli che si nasconde la vera natura di una persona. Non bisogna mai passarci sopra. Grazie per essere con noi. Speriamo che la storia ti sia piaciuta. Condividendo questo video puoi avere anche tu un impatto nella vita di qualcuno donando un forte messaggio.